Siamo nella sala d'unanze del Palazzo Amaduri a Gioia Sionica, dove sabato avremo il piacere di ospitare un grande giornalista che oggi lo presenteremo in qualità di scrittore, Domenico Nunnari, ex vice capo redattore della RAI Calabria, che verrà a presentare il suo ultimo libro, La Calabria è spiegata agli italiani, edito Rubbettino. E sarà una bella occasione per poter parlare della Calabria in tutte le sue sfaccettature, soprattutto far emergere la parte positiva, e noi Gioiosi siamo un piccolo esempio della positività che esiste in Calabria. Vi aspettiamo numerosi sabato 18 novembre alle ore 16:30 a Palazzo Amaduri di Gioia Sionica. Il MASCI, nel cercare di individuare dei bisogni per il bene comune, per la società, si è resa conto che nella Vallata del Torbido necessitava di un miglioramento delle prestazioni sanitarie. Quindi, individuando per il polo sanitario di Gioiosa Ionica la necessità dell'acquisto di un elettrobisturi. Così abbiamo sensibilizzato gli enti comunali della Vallata del Torbido, che hanno risposto positivamente. E anche alcune associazioni come l'associazione degli amici di San Rocco hanno risposto positivamente e quindi si è provveduto all'acquisto di questo elettrobisturi che verrà consegnato sabato 18 novembre alle ore 11 presso la struttura al responsabile della struttura stessa per l'utilizzo nell'ambulatorio di chirurgia. È stato un San Martino bagnato per la Calabria, quello di quest'anno. Lo spostamento si è reso quasi obbligato per questo sabato, quindi il 18 si rinnova il rito qui a Gioiosa Ionica. Siamo in piena piazza, ma andiamo direttamente lì dove la strada ormai famigerata e famosa si concretizzerà appunto questa grande festa, ovvero sulla via Cavour. Eccola pronta la via Cavour ad accogliere la grande festa che si celebrerà appunto la sera del sabato 18, la festa del vino rosso, il Cesarè in questo caso, quello di Gioiosa. Vi aspettano l'animazione, gli stand, la musica di Giorgio Seminara, ovviamente le zeppole e quanto di meglio si può, come dire, ingurgitare in una sera, e soprattutto il grande rosso. L'estate di San Martino prosegue a Gioiosa Ionica sabato 18 novembre con la 14ª edizione della Festa del Vino, da Piazza Plebiscito a Largo San Nicola dalle ore 18 alle ore 24. La festa è organizzata dal Borgo Antico Amici del Centro Storico, in collaborazione con le associazioni della Consulta, con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, dell'Unione dei Comuni della Valle del Torbido e della Città Metropolitana. Mercatino dell'artigianato, caldarroste, zeppole, panini con salsicce alla brace, fagioli vari con olio nuovo, baccalà fritto con peperoni e prodotti tipici locali cucinati sul posto da massai esperti delle tradizioni contadine e casarecce. Certamente non mancherà il vino novello, sia rosso che bianco. Vi intratterranno le danze e i balli della Gioiosa Dance, il ballo dei giganti del Borgo Antico, gli artisti di strada dei Nemos Group e, per finire, il concerto di Giorgio Seminara e la sua band. Vi aspettiamo sabato 18 novembre 2017 con inizio alle ore 18 a Gioiosa Ionica per la festa di San Martino, la festa del vino.